insomma, che funzioni, ecco. Eh sì, dai, speriamo soprattutto, te lo auguriamo. Mara, per il terzo anno consecutivo il Basket Como avrà un coach diverso. Con Ernesto Fagioli, innanzitutto, beh, presentacelo, ma si può pensare anche a un lavoro a lungo raggio? Ma guarda, sicuramente questa è una cosa, è un punto fondamentale perché secondo me una società che sta cercando di crescere ha bisogno anche di avere fiducia nel proprio staff tecnico. Per una serie di situazioni sono cambiati i tecnici in questi ultimi anni. Ernesto Fagioli è forse la persona a cui ci si è affidati anche proprio per l'esperienza che lui riuscirà a portare, perché comunque è una figura che nel basket femminile ha dato tanto in Italia, ma anche in Svizzera, è stato allenatore di alto livello, ha un'esperienza non indifferente. Forse servirà proprio, diciamo, come un po' da un certo punto di vista potrò fare io per la mia parte, e l'esperienza che lui riuscirà a portare da tecnico sarà fondamentale. Va oltre l'aspetto tecnico, perché comunque lui è data anche diciamo, la sua età. Ecco, non voglio sentirmi dopo le sue parole che mi diranno ancora con quest'età, però non è un giovincello come magari erano un po' di più gli altri due allenatori, che erano comunque due allenatori giovani, molto giovani. Lui sicuramente può dare un po' più di tranquillità dal punto di vista, secondo me, magari anche emotivo alla società. È una persona che comunque ha già ottenuto tanti risultati, quindi non che non ne voglia raggiungere, ma può dare sicuramente di più di quello che magari vuole ottenere per sé. Non so se è chiaro questo, nel senso che forse ha voglia di dare tanto anche diciamo, in qualità, come esperienza. E secondo me sarà una persona che sarà molto utile anche alla società, oltre che alle ragazze. E quindi io non lo so, adesso poi ogni anno è un anno a sé, magari è stato anche un anno sono stati 3 anni di crescita importante per il Basket Como, quindi si è, diciamo, cresciuti molto velocemente, si andava veloci. Adesso forse è il caso di assestarsi un attimo e di confermare quello che si è fatto. E lui penso che sia una persona che in questo ruolo sia azzeccatissima. Poi ogni anno, poi, insomma, lo sappiamo tutti che lo sport purtroppo, o per fortuna, non si può mai prevedere bene quello che succederà. Quindi serve tanto entusiasmo e tanta voglia di fare bene. Poi dopo saranno le partite, sarà il campionato, sarà la stagione che ci dirà se è Mamma stata mia, giusta, la scelta Roberto, giusta. che Ma grande questa credimi, Mara. insomma, Che che grande. sono qua il suggeritore, mica sono tutte Ah! lì. Questa è la tattica. Ti immaginiamo. Senti Mara, in conclusione, ma ovunque tu sia nel mondo, dici la verità. In Ecco. un posto meraviglioso, però vai avanti. Ma il punto è proprio questo, ma l'hai adocchiato nelle vicinanze un cappettino, un canestrino? Di la Guarda, verità. pensa che sono in un'isola della Sardegna dove lo sport diciamo più praticato è proprio il basket. Quindi è comunque non si va mai in vacanza dalla pallacanestro. Ce la si porta sempre dietro, un po' leggendo sulla gazzetta cosa sta succedendo nei vari campionati italiani, non solo, un po' vedendo in giro comunque che è uno sport che piace, che fa star bene e diverte. Questo è sempre una gran soddisfazione per chi l'ha praticato, e qua sicuramente non manca, anzi. Mara, tu non hai idea di quello che succede nello studio e dell'empatia che mi Esatto, immagino, ma io conoscendovi posso avere una vaga idea, ma No, forse non mi sto pensare cercando. male. No, mi sto Incredibile. sforzando, Cioè, Nick, non mi ci... sto sforzando di fare io quella seria, perché so che cioè, sospetto voi, capito? Vabbè, Roberto, parto io con la domanda finale. Poi allora, siccome ci leghiamo, si è accesa la luce, no? Quando lei parlava del fatto che la nostra Mara chiaramente segue quel che succede nel panorama,
diciamo, italico, no? In particolar modo ci soffermiamo su questo in questo momento e ti chiediamo, Mara, ma tu hai mai fatto nella tua grande e luminosa carriera una cosiddetta acchettata? Allora, ti dirò una cosa, però poi dopo non la dovete mandare, voglio il beep. Sì, sì, vai tranquilla. Va bene, tanto oramai non mi convocheranno mai, quindi non rischio niente. Guarda, ti dico la verità, sicuramente è giusto che la nazionale abbia preso determinate posizioni, perché è un po'... è giusto che a livello istituzionale, per quello che rappresenta, non può permettere che ognuno decida, faccia e si comporti istintivamente, perché le scelte possono essere fatte ma con le dovute modalità, se no ognuno prende, va a parte, cioè giustamente c'è un percorso da seguire. A volte penso che quello che poi Hackett ha realizzato, forse a tutti è passato nella testa di farlo una volta nella vita, per varie ragioni. Io adesso non so quali siano le sue, non mi sento neanche di difenderlo, perché comunque poi sta pagando ancora lui. A volte capita che magari in certi momenti, per delle dissonanze, perché non ci si riconosce in un progetto, per qualsiasi motivo venga voglia di... E poi purtroppo però se poi uno decide di soddisfare la propria voglia paga anche le conseguenze, che secondo me sono comunque un pochettino esagerate, perché... Però la giustizia, non solo nello sport in generale, mi sembra che sia... un punto talmente in discussione che non stiamo a parlare, perché lui ha pagato, però penso che per lui sia anche un'occasione per di crescita, di riflessione, e quindi insomma è successo, si va avanti. Eh sì, un vero peccato per Daniel Hackett, fresco vincitore del tricolore con Milano, sarà squalificato per i prossimi 6 mesi, Nicolas potrà giocare solo le gare di Eurolega, quindi insomma un peccato per Milano, per il movimento comunque italiano e tutto, insomma davvero... Ragazzi, Milano. Occhio, perché mi è venuta forse la scintilla, ma in ambito e in ottica di S. Invernizzi, ma se noi, zitti zitti quatti quatti, non so se avete mai visto, credo di sì, il film Mrs. Doubtfire o come si pronuncia, certo. Se noi mettiamo una parruccozza al buon Hackett e lo spacciamo per una Miss Hackett, questi 6 mesi nel basket, come? Why not? Beh, il problema è che con la sfiga che abbiamo in questo periodo, gli unici che penalizzeranno saremo noi, quindi guarda che sia dove deve stare, perché ci beccherebbero soltanto noi, pagheremmo noi, quindi ne avete già passate abbastanza. Penso che anche in questi 6 mesi saprà bene come passarli, ecco, non gli mancheranno le idee. No, forse una cosa che non ho detto, il dispiacere è che vedere un giocatore comunque nazionalizzato, quindi che magari gli si è un po' una concessione che viene fatta, quella di, secondo me, naturalizzare un giocatore. Poi vedere che lo stesso invece si comporta diversamente, forse questo crea ancora più astio o amarezza, perché in qualche modo rinuncia a un giocatore effettivamente italiano, nato con magari genitore, stiamo parlando di una situazione di naturalizzazione particolare, quindi si toglie un diritto a un altro italiano per darlo a qualcuno che comunque l'ha ottenuto per altre vie, e poi succede questo è un po', secondo me è una sconfitta nello sport, e forse quello su cui bisognerebbe pensare, se vale la pena allora dare spazio anche a persone che magari del fatto di essere italiani o della nazionale italiana magari non hanno quel senso, quel patriottismo che servirebbe. Forse questo è un punto su cui riflettere, ma non noi, chi sceglie poi i giocatori che giocano, che hanno spazio, che per quanto lui sia bravissimo. Assolutamente.
E vedremo, insomma, no. se gli servirà più che altro, proprio come persona. Allora, sicuramente, ma io spero che se debba servire a tutti, ecco, sì. Perché anche in chi sceglie, perché questo è forse il motivo principale poi per cui succedono altre cose. Se tu scegli una persona che magari non si sente così italiano come qualcun altro, magari non ha ragione, ma forse hai torto tu poi ad avere troppe aspettative in qualcuno. Eh sì, Mara, insomma, davvero, c'è Nicolas che ha mutolito ascoltare. Ma io, ragazzi, ascolto il fruscio del vento della nostra isolana. Tra l'altro, Mara, per staccare dal basket, ha scelto una regione che quest'anno, tra l'altro, col basket è andata alla grande come Sassari, quindi Mara ha scelto proprio la regione perfetta per andare a fare le vacanze, sicuramente lì sono pazzi del basket, dopo la grande stagione di Sassari. Certo, ma infatti guarda, ti parlavo io sono sull'isola di Carlo Forte, lo dico perché è un'isola secondo me bellissima da visitare, ma in tutta la regione Sardegna il basket è uno tra gli sport più praticati e in cui credono di più. E nonostante magari soprattutto qualche anno fa si diceva ma come in genere in Sardegna sono tutti bassi, neri, piccolini, no? Eppure no? E invece no, qua è molto sentito e praticato. E... Ma sai che Roberto non sapeva questa cosa che i sardi tendenzialmente di statura non sono... No, mi guarda attonito. Roberto, è così, insomma, tendenzialmente, però... Spiegagli qualcosa, certo, Nick, spiegaglielo, ora... dai, pensaci tu. Faremo ripetizioni di... insomma, mannaggia te. Va bene. Ma sai, adesso che è padre, lancia la testa un po' sulle nuvole, giustamente, quindi bisogna prendere quello che... Perché passa il convento, d'altronde, vabbè. La testa sulle nuvole e la canotta degli Heat per il nostro Roberto Sabatino. Alla grande. Va bene, Mara, dai, noi ti ringraziamo, ti aspettiamo ancora per le prossime interviste, insomma, staremo, come si dice, Nicolas, sulle... no. Sulle coste ci stiamo addosso, ma la squadra certo. sportingconota.it comunque seguirà sicuramente come ha fatto anche quest'anno l'evolversi della stagione del Basket Como. Insomma, niente, tante buone cose, buone vacanze soprattutto, Mara. Grazie mille, noi siamo contenti di avervi sempre vicino, nonostante purtroppo insomma la simpatia sia quella che è, ma dobbiamo prendervi così. Che bello spot. Tanta roba, quindi. Tanta roba, no, Mara. In bocca al buone vacanze e ci vediamo prestissimo. Ecco, allora, crepi il lupo e fai un bagno anche per tutti noi. Sia vale, che parliamo che ascoltiamo. Pensamente. Che bello. Volevo dirvi che c'è comunque Hackett qua in spiaggia con me, quindi ma se ce lo vuoi passare, giusto due chiacchiere. Va bene, dai. Va bene, grazie ancora Mara Invernizzi. Grazie a voi, un bacio grande. Ciao, ciao ciao. E vai, noi ce lo prendiamo questo bacio grande dall'amica Mara, con la quale è bello cazzeggiare in libertà, ma in maniera direi totalmente dedita alla causa del Basket Como, perché ricordiamo, sì, noi scherziamo, ma Mara è un elemento di grande spicco, di grande qualità, e che sicuramente può apportare, dopo che lo ha già fatto parecchio bene nel campo, anche appunto in questa nuova veste, Roberto, di tramite un po' tra la prima squadra, probabilmente abbiamo capito. Dirigente, insomma, non è facile, esatto. Quindi... Davvero tanto in bocca al lupo a Mara Invernizzi e a tutto il Basket Como per la prossima stagione di Serie B. Naturalmente nella sezione basket femminile sportingcondotta.it potete trovare anche tutti i vecchi articoli della stagione che si è appena conclusa. Si conclude allora, Nicolas, anche questo podcast. Noi vi rinnoviamo sulla pagina Facebook, naturalmente, dove postiamo tutte le notizie e gli articoli dei nostri autori, che andiamo naturalmente a salutare e a ringraziare. Mettete mi piace su sportingcondotta.it, perché Roberto Sabatino me lo chiede molto spesso. E quindi io ve lo rimando a potenza tutti voi dei social, mi raccomando. Fatelo per Nicola Spassoni. Va bene, alla prossima allora, ciao a tutti, ciao. sportingcondotta.it, la voce della passione. Questo podcast è stato offerto da Guitar Forge, tutto per la tua chitarra. Guitar Forge in via Don Girotti numero 19 a Concorezzo, in provincia di Monza Brianza. www.guitarforge.it